Riuniamoci nel nome di Gesù. Cristo è risorto. Buona giornata, carissimi amici, buona domenica. Leggiamo, ascoltiamo e proclamiamo il Vangelo di oggi, che è Matteo 18, 15-20. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo tra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Amen. Carissimi, oggi abbiamo ascoltato il centro del quarto discorso di Gesù nel Vangelo di Matteo, il discorso ecclesiale, comunitario. Già ascoltato qualche tempo fa, durante le letture del Vangelo del giorno feriale, oggi lo risentiamo e vediamo come Gesù da un lato richiami un ordine nella comunità attraverso la correzione fraterna, quindi il saper dire bene, con frutto, le cose che non vanno al fratello o alla sorella con cui si vive insieme. Ecco che poi Gesù parla dello sciogliere e del legare sulla terra. Parla di comunione, un essere insieme, un essere riuniti insieme. Oggi la pagina del Vangelo finisce con Gesù che dice: dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Poche volte noi crediamo a questa parola, prendiamo coscienza che questa parola è vera, davvero poche volte, perché spesso diciamo: andiamo in quel posto, andiamo da quella parte perché là c'è Dio. Ma il Vangelo di oggi, attraverso le parole di Gesù stesso, dice che dove sono due, quindi da soli, certo che c'è il Signore, ma non è così fortemente presente. Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Gesù ha detto queste parole perché c'è un senso. Lui sa, conosceva bene il valore della comunità, in greco koinonia, cioè un insieme di persone che hanno incontrato, sperimentato l'amore di Cristo, la salvezza di Cristo e hanno messo in comune, in greco en koine, ogni cosa. In particolar modo il proprio tempo, la propria vita, la preghiera. Hanno aperto il cuore, condiviso gli affetti, i sentimenti, i pensieri, i progetti. Riunirsi nel nome di Gesù, fratelli e sorelle, significa mettere al centro di un gruppo di persone il nome di Gesù, la persona stessa di Gesù, innalzare il suo nome sopra tutti gli altri nomi, riunirsi e ruotare attorno a Gesù. Quindi il gruppo non ruota attorno a me o attorno a quella persona, ruota attorno al Vangelo. Questo è importante,
È importante che noi mettiamo in pratica la parola di Gesù. Riuniamoci nel suo nome. E non è una cosa scontata, non è e non deve essere una routine, ma è un gesto deciso dalle persone, volontario, con la coscienza di dire siamo insieme, ci troviamo, preghiamo perché Gesù è con noi. Ecco che Gesù dice, lì io ci sono. Dovunque tu potrai essere con altri fratelli e sorelle, in qualsiasi situazione Gesù ha promesso, se tu sei riunito nel suo nome, Lui è con te. Lui è in mezzo a voi. Ecco perché in questa forte comunione, in questa coinonia davvero, dove si sente, si percepisce l'atmosfera rarefatta di fede, l'atmosfera dove Gesù è vivo, dove Gesù guarisce, dove Gesù libera, dove Gesù regna, in quell'atmosfera mettiamo l'altra frase di Gesù, l'altra sentenza di oggi. Se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Quindi è un accordarsi dopo che ci si è riuniti insieme. È un accordarsi dicendo, sentite, fratelli, sorelle, preghiamo per questa intenzione, preghiamo per quella persona, preghiamo per questa situazione nel mondo, nel nostro paese, nella nostra parrocchia, nel nostro gruppo, nella nostra vita personale, insieme ci mettiamo d'accordo e scongiuriamo il Padre perché ci possa dare questa grazia. Gesù lo ha detto. Anche questa parola, quante poche volte la mettiamo in pratica? E chiediamo sempre agli altri, senti, prega per me, fammi la grazia. Ma Gesù ha detto, siete voi due più persone sulla terra che vi dovete mettere d'accordo per chiedermi qualunque cosa. Noi siamo molto pigri nel chiedere. O forse chiediamo in un modo sbagliato, da soli, in un modo egoistico, ma Gesù dice, mettetevi insieme, riunitevi attorno a me, attorno alla mia parola, chiedetemi e io vi darò, il Padre mio vi esaudirà. Chiediamo allora oggi allo Spirito Santo il dono di essere, ciascuno per la sua parte, nel proprio gruppo, parrocchia, comunità e chiesa, di essere cristiani che sperimentano la coinonia, il mettere in comune il proprio cuore, il proprio spazio, il proprio tempo affinché Gesù regni e conceda la guarigione, la liberazione e quanto gli chiediamo. Vieni Spirito Santo, riempi ciascuno di noi con la tua presenza, riempi il nostro cuore del desiderio di te, del desiderio di fare un nuovo incontro con Dio, di ricevere la grazia che gli stiamo chiedendo insieme. Spirito Santo, suscita nelle nostre case, nei luoghi dove noi andiamo a pregare, suscita delle comunità di pietre vive, di persone che sperimentano te, che pregano la tua parola, che vivono il Vangelo e che insieme vogliono camminare per chiederti e per ricevere dal Padre e per essere pieni di gioia perché amati da Dio e ascoltati da Lui. A te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, allora oggi riceviamo questo bellissimo slogan: riuniamoci nel nome di Gesù. Questa è la via. Due o tre riuniti nel suo nome sperimentano che Gesù è vivo, è risorto, è in mezzo a noi. Grazie per avermi accolto. Buona giornata. Ci vediamo domani. Ciao. Ascoltate oggi la voce del Signore.
ascoltate oggi la voce del Signore. Venite, cantiamo al Signore. Acclamiamo la roccia della nostra salvezza.